Ma che è sta roba? Cioè, siamo nell'era della digitalizzazione e mi mandano che? Un foglio, una lettera. Qua c'è manco un francobollo, significa che qualcuno mi è entrato dentro casa per lasciarmi sta cosa. Però nessuno da amici mia c'ha le chiavi di casa mia. La vera domanda non è perché Topolino porta i guanti, magari li porta perché c'ha fredde le mani. La vera domanda è: ma chi mi è entrato dentro casa a lasciarmi sta cosa? Regista, ma che sta fa? Cioè, mi sono entrati dentro casa e vuoi fa pure la puntata? Ciao, sono colui che veglia e questa è una nuova puntata di Duck Checking. Quest'oggi risponderemo a un'altra annosa domanda: perché Topolino indossa i guanti? Per capire come mai Topolino indossa sempre i guanti, dobbiamo fare un bel salto indietro nel passato, precisamente nei primi anni del Novecento, all'alba dell'animazione. Oh! Ma che è oggi? Questa non è più animale, è Duck Checking. Sta puntata è stata impossessata da ricarchi paperi, altrimenti non si capisce. A quei tempi, infatti, la realizzazione di un cartoon richiedeva veramente tante quantità di tempo. Tempo che si cercava di guadagnare e rosicchiare, evitando di realizzare dettagli di poco conto, come appunto i dettagli delle dita di una mano. E quindi, vi chiederete, i guanti di Topolino sono stati realizzati perché così gli animatori guadagnassero del tempo? Sì e no, possiamo parlare di una curiosità. Conseguenza. Mo non fa il paraculo come ha fatto che ha puntata con la moglie di Pippo. Oh, ma chi vuoi prende in giro? Qua volemo le risposte. E le avrete. Il 2 febbraio 2017, lo storico dell'animazione John Kanemaker, il cui vero nome è John Cannizzaro Jr., fu chiamato a rispondere ad alcune domande di Esther Caswell per il sito di informazione Vox. Come dicevamo poc'anzi e come ha appunto confermato anche Kanemaker, la realizzazione di un cartoon all'alba dell'animazione richiedeva tanto tempo e quindi si cercavano di utilizzare delle tecniche che facessero guadagnare tempo agli animatori. L'esempio lampante ci viene dato da Felix il gatto, noto anche come Felix the Cat e in Italia come Miao Miao, personaggio immaginario del 1917, creato dall'animatore Otto Mesmer negli Stati Uniti d'America per lo studio di Pat Sullivan. Grazie allo strepitoso successo ottenuto negli anni 20, Felix è noto per essere la prima star del mondo cartoon. Mammo, che c'entra sto gatto col topo? Ora ve lo spiego. Come raccontato dallo stesso Kanemaker, negli anni 10 e 20 del 1900, il gatto Felix ci appare con una forma abbastanza particolare. In questi anni, infatti, il gatto Felix assume una forma più squadrata. Basti pensare al cortometraggio Felix Keep on Walking. In questo cortometraggio, il felino ci viene mostrato con faccia, mani e piedi particolarmente rettangolari. Non sta parlando di te! Poi potresti scendere, cioè, non vedi, c'è una telecamera. Oggi, però, il gatto Felix ha una forma più circolare e tonda. Come mai? Ciò è stato possibile grazie all'animatore Bill Nolan, che diede al personaggio una dimensione più circolare, dotandolo altresì di braccia e gambe a spaghetti, per intenderci come Olivia di Braccio di Ferro. La cosa importante da sottolineare è che questa nuova forma circolare del gatto Felix permise agli animatori di non perdere troppo tempo su dettagli di poco conto che per un gatto antropomorfo non servivano: ginocchia, gomiti, dita e nocche. Sì, ok, non dico che sia interessante, è tutto bello e tutto gagliardo, ma dove sanni quanti di Topolino? Ci sto arrivando. In qualche modo, infatti, questa tecnica influenzò anche altri cortometraggi subito dopo quelli di Felix il gatto. Vi faccio un esempio. Prendiamo in esame Mickey Mouse in Plain Crannies, che sancisce la prima apparizione di Topolino e Minnie. In quest'opera possiamo già notare che i due topi antropomorfi hanno un aspetto molto simile a quello del gatto Felix, con forme più rotonde, braccia e gambe affusolate e mani e piedi totalmente di colore nero. Dettagli che si ripeteranno anche in un altro cortometraggio, più noto al pubblico mainstream, cioè Steamboat Willie del 1928. In questo caso però a cambiare in Topolino e Minnie sono i piedi, ora dotati di scarpe bianche. Ok, allora, per me possiamo chiudere qui. Le scarpe sono i guanti dei piedi, quindi per me la soluzione è arrivata. No, non basta. Dobbiamo tener conto che l'animazione dell'epoca si sviluppava in un contesto cinematografico in bianco e nero. Così. No, no. È tutto in bianco e nero, non si può, non si regge, è una cosa che proprio non concepisco. Dunque, utilizzare troppe tonalità di nero produceva dei corpi privi di dettagli, in quanto monocolori e facilmente confondibili con lo sfondo, spesso di colore grigio. E allora, è stata proposta una soluzione? Sì, in The Opry House del 1929, il quinto cortometraggio di Topolino, ci viene mostrato il personaggio intento a mettere in scena uno spettacolo di minstrel show
indossando per la prima volta dei guanti bianchi, in grado perciò di risaltare in un contesto in bianco e nero. E dai, abbiamo finito anche sta puntata! Ancora no, bisogna fare un appunto. Nella sua autobiografia del 1968, intitolata The Disney Version, lo stesso Walt Disney dirà che i guanti sono stati scelti per rendere il personaggio il più umano possibile. Tale dettaglio può trovare conferma nel film Pinocchio. Durante la sua esistenza da burattino, di fatto, il personaggio indossa sempre dei guanti, mentre quando diventa un bambino vero ha con sé delle mani umane. Piccolo dettaglio, in quello stesso paragrafo Walt Disney dirà perché a Topolino sono state lasciate 4 dita, ma ne parleremo un'altra volta. Dai a tutti gente, salutate tutti, andiamo a casa, abbiamo finito, ciao, ciao. Va bene, sì, se n'è andato, a voi che siete rimasti fino a qui avrete un altro dettaglio della storia. Perciò torniamo al quinto cortometraggio di Topolino, The Opry House. In questo cortometraggio, infatti, Topolino si cimenta autonomamente nella realizzazione di uno spettacolo di Minstrel Show. Questa particolare tipologia di teatro è caratterizzata da comicità, danze e musica, ma soprattutto da attori bianchi che interpretano personaggi neri utilizzando la blackface. Oltre a ciò, gli attori erano soliti indossare guanti bianchi e tale caratteristica divenne ben presto fedelmente associabile a questa tipologia di teatro. Questo affronto culturale è particolarmente importante, in quanto permise al pubblico dei Minstrel Show di affezionarsi velocemente e facilmente anche a Topolino, decretandone una certa notorietà, anche perché, secondo alcune fonti, il pubblico dei Minstrel Show era lo stesso dei cartoni animati. Il resto è storia nota. Dal 1950 le rivendicazioni razziali degli afroamericani hanno fatto decadere questa tipologia di teatro, ma i guanti su Topolino sono rimasti, diventandone una caratteristica abbastanza peculiare, particolare e iconica. Dunque, anche questa puntata di Dutch Checking è arrivata alla sua conclusione, ma resta ancora un quesito a cui dare risposta. Ma chi è entrato a casa mia? Ma chi è? Ma chi è stato? Qualcuno, cioè, riesce a chiamare la polizia? Non lo so. Cioè, riusciamo a scoprire perché... Ok. Ora mi devo solo intrufolare a casa di Vegliante ed è fatta.